Bentornati. È arrivato il gran caldo, è arrivato anche il GTR in pista che al curvone, e voi sapete che il rettilineo di Vallelunga è corto, arriva a oltre 260 km/h. Bene, quando questo progetto è iniziato, alcuni di voi l'hanno seguito, quelli nuovi, benvenuti, insomma, da oggi in poi vi racconteremo. La macchina ha subito uno sviluppo tale che la porta a eguagliare alcuni record di velocità. Ma cosa succede quando la macchina diventa molto veloce? Serve ridonare alla vettura l'equilibrio che casa madre, mamma Nissan, aveva pensato quando è stata progettata. Quindi interveniamo sulla ciclistica, freni, assetto, eccetera eccetera. Se una macchina spinge così tanto, e lo vedremo spingere a Vallelunga, nonostante non stiamo cercando assolutamente un time attack, quindi gare sul tempo o cose del genere, volevamo semplicemente sentire come va la macchina, che si deve testare per forza in pista, diavolo del genere, per capire come migliorare gli step successivi, perché il progetto, cari miei, non è finito qui. Quindi entriamo in pista con tutto il team di Officine Cubo, ricordati di metterti le cuffie e di regalarmi una bella iscrizione e un bel like a questo video. Buona visione! Vai Gian Matteo! L'Officina del pilota, vai! Gian Matteo! Vita, io non ho mai visto niente di simile. Ragazzi, è partito tutto un anno fa, addirittura il GTR era di un altro colore. Abbiamo fatto le quattro cifre? 1020, ci siamo quasi. Eroga 1020 cavalli con 2,2 bar di pressione e benzina a 180. Il GTR è stato il nostro primo grande progetto. È capitato durante il Covid e nella disgrazia del Covid, diciamo, siamo stati fortunati perché ci ha permesso di concentrarci abbastanza sul progetto. La macchina è stata completamente disassemblata e il cambio è stato mandato in Germania a preparare, mentre sul motore abbiamo scelto noi tutta la componentistica interna, e mentre l'assemblaggio è stato effettuato da DP Performance a Sant'Agata Bolognese, con cui collaboriamo abbastanza spesso. Abbiamo optato per questa opzione, vista la grandezza del progetto abbiamo preferito andare sul sicuro che metterci a fare esperimenti, ecco. Forgiato il motore, abbiamo proseguito montando il kit turbo, che è composto da due Garrett GTX 3076R Gen 2 che non erano disegnate per il kit che abbiamo scelto, ed è stato uno, diciamo, lo scoglio principale con cui abbiamo dovuto combattere. Perché il GTR monta le turbine molto vicine al telaio e avendo dei turbo maggiorati molto grossi, tutta, diciamo, il giro tubi dell'aspirazione abbiamo dovuto rifarlo da zero. Ovviamente, a parte la parte
motoristica siamo intervenuti su sospensioni, freni, assetto, regolazione dell'assetto, impianto di raffreddamento dei freni e del radiatore acqua, del radiatore olio, del radiatore trasmissione, insomma tutto il contorno anche è stato molto importante per riuscire a gestire una potenza del genere. Ingresso cattivo. È stato fatto un primo test a Vallelunga dove guidavo io, dove abbiamo riscontrato che la macchina era abbastanza ingestibile e quindi siamo dovuti calare anche con la pressione del turbo. Montava delle gomme di serie, quindi stradali, non specifiche per la pista, e abbiamo visto anche che bisognava lavorare sulle temperature di raffreddamento e specialmente sui freni, perché il GTR non frena ma rallenta. Di conseguenza abbiamo montato un kit pianto frenante carboceramico di derivazione Corvette su pinze freno originali e un impianto di raffreddamento con dei condotti specifici. Nel secondo test che abbiamo fatto a Vallelunga, dove nel frattempo il GTR è diventato blu, abbiamo scoperto che bisogna lavorare parecchio sul raffreddamento del motore. Infatti ci stiamo attrezzando con un radiatore motorsport vero e proprio. Un'altra particolarità del GTR è l'utilizzo di un sistema flex fuel, ovvero che in base alla benzina che uno va a mettere dentro riconosce automaticamente la percentuale di etanolo, quindi è stata mappata in modo che può andare in giro solamente con benzina 100 ottani del distributore, quindi per uso daily diciamo, oppure per andare in pista con le 85, nello specifico usiamo quella della Magigas. E questo ci permette di mantenere un'affidabilità elevata. Qui invece cosa abbiamo, Giovanni? Qui abbiamo degli ammortizzatori Hollins che andremo a sostituire, in quanto nel primo step erano state sostituite solamente le molle sugli ammortizzatori di serie. E volevo farti sentire, Matteo, che per quanto sono leggeri sembrano finti, sono veramente fantastici. Sono leggerissimi. Sembrano finti. E poi andremo ad intervenire sulle barre antirollio maggiorate e regolabili, come vedete da questi fori, per appunto avere più margine di manovra sull'assetto. Tante macchine nel circuito di Vallelunga, pepate e anche, devo dire, l'occhio che vuole sempre la sua parte, molto belle nell'estetica. Vi lancio infatti, o meglio, vi veicolo in questi 6 link che vi lascio qua sotto in descrizione con il mio codice sconto del 15%. Codice sconto Officina del Pilota, per 6 link di prodotti che riguardano le appendici aerodinamiche. Puoi comprarle qualunque sia la tua auto, ce n'è per tutti i gusti, e montartele anche da solo, molto facili nell'applicazione. Parliamo di canards, parliamo di minigonne, di lip anteriore, posteriore, tutta una serie di prodotti che poi, se volete anche un po' spaziare, magari andare anche un po' sulla deportanza, quindi ale in carbonio, sedili più race, potete comunque visitare www.simoneracing.com. Quindi clicca, vai a vedere di che si tratta e se ti va, compratele. Noi torniamo in pista. Arriviamo quindi alle note dolenti, perché un progetto del genere nella sua grandezza ha anche un costo abbastanza importante. Diciamo che tra collaborazioni esterne, manodopera, costo dei componenti, banco prova, trasferte varie, prove in pista, perché quelle a tutti gli effetti sono parte del progetto, e si va a sbattere su un progetto del genere circa sugli 80.000 euro. E comunque in un progetto complesso
come potrebbe essere quello del GTR, cerchiamo di garantire un discreto margine di affidabilità, in particolare, come dicevo, con il sistema del flex fuel che soprattutto in pista e in condizioni estreme garantisce un, diciamo, un piccolo salvagente. Perché nella 108 anni che si trova il distributore, sì, l'etichetta è quella 108 anni, ma può capitare tranquillamente un pieno misto ad acqua, un pieno con sporcizia, un pieno non da 108 anni, e quella è sempre un'incognita. Invece con una benzina, diciamo, da corsa vera e propria, escludiamo tutte queste variabili. Durante l'assemblaggio dei motori è d'obbligo. Garanzia di qualità e affidabilità. Domani si rompe, ti immagini. Questo giovane ragazzo di Officine Cubo, dovete seguirlo, lui e tutto il suo team fantastico, seguendo il profilo di Officine Cubo di Instagram, di Facebook. Tu pure ancora su Facebook vai? Beh, la pagina c'è, va. Non è seguitissima con quella di Instagram, però insomma, però, sta lì, anche il sito c'è. Al di là di questo, poi i social sono sempre, lasciano sempre il tempo che trovano. Se vengono a trovarci su via di Porto Simone 107 a Roma, Monte Rotondo Scalo, a dire la verità, noi siamo qua, aspettiamo. A braccia aperte. Se non vi iscrivete a sto canale, ciao! Cliccate. Guarda. Facciamo insieme a te.